Polifemo vuole dare spazio alle iniziative nel sociale e un grande merito va riconosciuto all'Auser di Taranto. Siamo qui presso una delle sale della struttura del Palamazzola, si sta tenendo il saggio finale appunto delle attività. Un momento di incontro, di sintesi, anche se dobbiamo dire l'Auser non va in vacanza. Siamo con appunto la Presidente, la dottoressa Lina Arpaia. E allora un momento per tracciare il bilancio delle attività e un momento di socializzazione. Sì, un momento soprattutto di socializzazione e di valorizzare quello che si è fatto durante l'anno. Qui ci sono la maggior parte dei soci che frequentano le attività che l'Auser organizza e quindi ci sono coloro che hanno frequentato il corso di ballo, il corso di ginnastica posturale con i loro docenti, ci sono coloro che hanno svolto il laboratorio artigianale, coloro che hanno fatto inglese, hanno fatto il canto, il corso di computer, cioè sono tutte attività che noi facciamo durante l'anno e che diciamo questa sera è una sintesi, perché non che terminano le attività dell'Auser, ma così ci fermiamo per quanto riguarda i corsi, perché l'Auser continua anche durante l'estate e quindi dà aiuto a quelle persone sole che diciamo per una serie di motivi non hanno nessuno e quindi possono rivolgere in qualsiasi momento all'Auser. Ecco, aprendo una parentesi, quindi queste attività diciamo per questa stagione terminano qui, poi penso da settembre-ottobre si riprende con nuove motivazioni, andando a rivedere, a migliorare e a proporre qualcosa di nuovo rispetto a quanto fatto, si è sempre work in progress, sempre in crescita. Intanto però dicevamo l'estate non è solo un periodo di vacanza per chi sta bene, ma purtroppo ci sono anche le persone sole e i problemi non vanno in vacanza e allora bisogna stare vicino a chi soffre. Che tipo di apporto, di aiuto state dando? Allora, diciamo, l'emergenza caldo che organizza l'Auser ogni anno va dal 15 giugno al 15 settembre. Noi garantiamo la telefonia sociale e quindi gli anziani possono chiamare. Nel contempo chiamiamo anche noi perché conosciamo molti anziani che sono soli e che sono, diciamo, hanno bisogno di essere sostenuti per quanto riguarda l'acquisto dei farmaci, per quanto riguarda la spesa. Questo tipo di aiuto, se vogliono essere accompagnati presso le strutture sanitarie, ma questo lo facciamo tutto l'anno, in particolare anche durante il periodo estivo, soprattutto per la spesa, cioè aiutiamo gli anziani, quindi portiamo la spesa, l'acqua che è molto necessario. In questo senso un appello a destinare il 5 per 1000 all'Auser e un appello ad avvicinarsi all'Auser diventando soci e o volontari. Sì, un appello a tutti i cittadini di Taranto, ma non solo di Taranto, della provincia, in questo periodo che della dichiarazione dei redditi, cioè di destinare il 5 per 1000 all'Auser. Non costa nulla, che comunque viene lo stesso trattenuto, se non si fa la scelta viene lo stesso trattenuto ad ogni cittadino. Quindi noi con il 5 per 1000 appunto sosteniamo l'aiuto agli anziani, soprattutto agli anziani soli, perché siamo volontari, non diciamo è previsto per legge solo il rimborso delle spese che sosteniamo, quindi solo il rimborso della benzina qualora dovessimo accompagnare gli anziani, quindi noi invitiamo tutti quanti a fare questa scelta. Inoltre invitiamo i cittadini ad essere volontari, perché volontari si aiuta agli altri, però si aiuta soprattutto a se stesso, cioè si sente, cioè si sta in mezzo alla gente, gente che è bisognosa e quindi si prova proprio quella soddisfazione veramente intima che è alla base dei valori diciamo importanti della vita. Ecco, vorremmo confrontarci, ascoltare il pensiero loro. Volevo appunto questa Lauser. E l'Auser è il filo d'argento, cioè va avanti perché ci sono i volontari, le persone quindi che stanno vicino a me sono tutti coloro che si occupano del circolo di Via Rintone e non solo, quindi noi garantiamo la presenza e tutte le attività vengono svolte proprio perché c'è questa passione, no? L'interesse disinteressato a
donare parte del proprio tempo per questa attività. E diciamo, la soddisfazione è proprio questa, ecco, fare qualcosa per gli altri. Ecco, molte volte vale l'espressione che è più bello dare che ricevere. Esatto, l'espressione dare e diciamo ricevere, nel dare, ricevere un grazie è molto per noi. Ecco, sentiamo altri, sono loro i protagonisti, i partecipanti, e quindi sentiamo dalla loro viva voce, li vediamo vestiti, corredati con delle belle magliette. Hauser, la cittadinanza non ha età. Io allora, ecco, come si trova, le sue sensazioni, la gioia di stare insieme agli altri? Benissimo, mi impegna la giornata, mi rende felice quando riesco a fare qualcosa di buono e ne risento quando sto a casa senza far niente. Non si va mai in pensione? Non far niente, il lavoro c'è, infatti lavoro più adesso che quando... Non si va mai in pensione? Niente, io... Devi alzare la voce. Io sono entrata nell'Hauser come socia, poi all'interno sono già 8 anni che sto, faccio anche il volontariato perché è qualcosa che mi fa sentire gratificata, viva, e poi combattere l'invecchiamento e rendere l'invecchiamento attivo fa sempre bene. Un maschietto, e allora... Allora, io come la mia amica sono entrato in Hauser anch'io come socio per partecipare all'attività del gruppo e dell'associazione. Poi un po' alla volta fai questo, fai quello, le attività, cose che mi hanno interessato, partecipare e dare all'associazione un contributo per quello che potevano essere le mie capacità e le mie possibilità a 360 gradi. Di tutto, senza scegliere questo sì o questo no, dove c'è da fare, ci prodighiamo, ci impegniamo e diamo il nostro contributo. Vuol dire qualcosa? A me l'Hauser ha dato tanto, anche combatto molto la solitudine, quindi con loro sono in compagnia, non sono mai sola e ringrazio che esiste. Ecco, vedete, ecco, l'avevamo dimenticata, stavamo per spostarci dagli amici del servizio civile. Allora, signora, la sua gioia questa sera e tutti i giorni? Beh, questa è la conclusione di un anno. Io sono appena da 8 mesi, è un'esperienza bellissima, si dà ma si riceve tanto anche la gratitudine della gente, che non è da sottovalutare. Ci si incazza. Altri volontari, così rispettiamo la par condicio e non escludiamo nessuno. Un nuovo, una new entry, allora da quanto tempo si è avvicinato? È da settembre e... Posso dire che sono felice di varie esperienze, tra cui una con gli studenti, dove mi sono sentito io giovane e allora ho detto un giorno sarete come me, quindi giovani. Quello che conta è lo spirito, non è l'età anagrafica, ci sono i giovani vecchi e i vecchi giovani. Io dico i diversamente giovani, non li chiamo vecchi. La signora, ecco, prima di passare ai due rappresentanti del servizio civile che svolgono appunto il servizio civile presso l'Hauser, abbiamo un'altra volontaria. Io stasera per noi è una festa grande perché dopo un anno di sacrifici che facciamo tanto, per noi stasera ci sentiamo contenti. E allora, tutto quello che svolge l'Hauser e ha dei pilastri, ha delle fondamenta, che sono appunto i giovani che appunto presso l'Hauser svolgono il servizio civile. Come ti chiami, quanti anni hai, come è nata questa esperienza? Allora, io sono Angelo, ho 26 anni e questa esperienza è nata dal fatto che tutta la mia vita l'ho dedicata al servizio, perché sono stato scout per 17 anni e inevitabilmente quando ho lasciato ho sentito l'esigenza di voler fare altro, di voler continuare a servire la gente, il prossimo. Mi viene in mente quella frase che dice che la felicità, la vera felicità è quella di procurare la felicità agli altri, di lasciare il mondo un po' migliore di come lo si è trovato. Poi con tutti loro mi viene in mente sempre la frase
frase, quello che tu sei io ero e quello che io sono tu sarai, insomma, e imparo anch'io ogni giorno, e è una bella esperienza di dare e avere, dare è meglio che avere. Un altro rappresentante che presta appunto il servizio civile, ti chiami? Io sono Luigi, ho 23 anni e come Angelo anch'io ho iniziato perché mi sono sempre dedicato al servizio, in particolare al volontariato, e reputo anche che questa, quello del servizio civile non sia un'esperienza fino a se stessa, ma sia anche un investimento su se stessi, se così si può dire. Io ne so qualcosa perché nel lontano 1998, io sono vecchio, anzi fra un poco verrò anch'io qui, e ecco. Nel 1998 io ho fatto il servizio civile presso la Caritas. Sono delle esperienze che veramente ti formano, ti restano impresse. Sì, sono molto formative e ti danno l'opportunità di crescere. Penso che da quando ho iniziato a fare servizio civile, o in particolare volontariato all'Hauser, abbia avuto la possibilità di maturare molto rispetto a quando ho iniziato. Bene, e allora siamo al momento finale. Il pensierino conclusivo, Lina Arpaia. Il pensiero conclusivo è quello di estendere l'Hauser e fare in modo che molti volontari si avvicinano all'Hauser e che anche gli anziani possono venire all'Hauser per essere aiutati e per aiutare anche gli altri, perché c'è da dire anche questo, che ci sono gli anziani che stanno meglio che aiutano gli anziani che stanno peggio. Qui nel frattempo, mentre noi parlavamo, si è avvicinata un'altra volontaria con la figliola. Ti chiami? Cesaria. Ecco, vedi, lei impara ad aiutare il prossimo, riceve gli insegnamenti. Prossima volontaria a dimostrazione del fatto che per aiutare gli altri, per aiutare il prossimo, non c'è età. E concludo con una frase molto bella che penso debba essere la stella polare nei nostri comportamenti ogni giorno. Come diceva il filantropo Raoul Follereau, nessuno ha il diritto di vivere felice da solo. Bravo.